Guarda, allora ci salviamo tutti qua o moriamo tutti qua? Ma prego, devo... Allora, mi chiamo Giovanni Erba, sono del... Mi scuso, io sono Carlo Migliaccio, presidente ancora della Commissione Ambiente del Comune. Del MIDAP di Pozzu. Pensavo, la lotta alla camorra, no? È chiaro che se oggi siamo qua ad assistere a questa situazione, credo che è fondamentale che facciamo una critica forte su quello che il sistema politico in questi anni, in questi decenni, ha alimentato comunque questa forma organizzativa. E credo che questa esperienza di questa sera, se dovesse nascere qualcosa di buono, debba partire fondamentalmente da questo principio e da questo concetto, cioè che questo sistema di rappresentanza, di selezione di classe dirigenza, di dare voce alle aspettative della gente, è fallito. Cioè questo sistema, ma così come fino ad oggi alcuni di voi hanno in qualche modo partecipato, preso parte, dobbiamo riconoscere che è morto. Allora io credo che l'esperienza che noi dobbiamo, il ragionamento che dobbiamo fare è di capire se adesso, questa sera, considerando anche i tempi che abbiamo a disposizione, perché mi rendo conto che un'esperienza del genere forse avrebbe richiesto più tempo per maturare alcune diversità, allora dovremmo capire se adesso, nel poco tempo, pochissimo tempo che abbiamo, riusciamo a capire se siamo in grado di dare un taglio definitivo a quello che è un sistema, un'esperienza di rappresentanza che noi riteniamo fallimentare, e siamo in grado adesso di mettere in campo una serie di percorsi. E anche se il tempo è breve, però se ve ne è la volontà ci si riesce, una serie di percorsi che dia l'idea, dia l'avvio a quello che possa essere qualcosa di veramente diverso. Noi veniamo da un'esperienza, diciamo, come meetup di Beppe Grillo di Pozzuoli, ma anche di Pozzuoli, io faccio parte anche di Napoli. Crediamo che le esperienze che abbiamo fatto in questi anni abbiano dimostrato qual è il percorso che vogliamo intraprendere. Abbiamo individuato una serie di questioni e di punti. Il primo tra tutti è sicuramente quello della partecipazione e della trasparenza, che sono dei concetti fondamentali sui quali stiamo ragionando da diversi anni. Cioè cambiare il modo di dare partecipazione e voce ai cittadini all'interno delle istituzioni, cambiare il modo e la forma di selezionare una classe dirigente all'interno dei sistemi di partecipazione. Sono anni che ragioniamo su questa cosa, perché io credo che il nocciolo del problema sia fondamentalmente questo, che se vengono individuati amministratori, se vengono individuati dirigenti, responsabili di aziende pubbliche, e lo si fa sempre attraverso i soliti modi di selezione della classe dirigenza gestiti da poche persone, è chiaro che il nodo della camorra, il nodo della criminalità passa anche da questi modi, passa anche da queste forme di gestione del bene pubblico. E ribadisco, su questo noi dobbiamo dare un'indicazione forte alla cittadinanza se vogliamo intraprendere questo percorso insieme. Mi rendo conto che il tempo che abbiamo non è abbastanza, non è sufficiente per metabolizzare queste cose. Probabilmente il tempo per conoscerci, perché è un'esperienza questa che richiede alcuni elementi fondamentali, che sono la fiducia, perché è chiaro che si tratterebbe di avere un'unica barca dove dovremmo salire tutti sopra. Quindi la fiducia, il rispetto, la solidarietà da noi deve essere fondamentale. Mi rendo conto pure che è impossibile averlo in... 2 ore, 3 ore o qualche altro giorno che ci rimane a disposizione. Quindi è chiaro che poi stasera ognuno farà le sue valutazioni su quello che possono essere le impressioni che possiamo ricevere e indicare quali sono, qual è questo percorso e quali possono essere i paletti che ognuno vorrà porre a questo percorso. Noi ne abbiamo una serie che poi vi elencherò. In primis noi facciamo riferimento a quello che dal punto di vista programmatico sono le battaglie che in questi anni ci hanno caratterizzato, quindi acqua pubblica, gestione integrata dei rifiuti, gestione della prevenzione della salute, perché questo è uno dei problemi fondamentali. Questi territori sono
territori inquinati, territori stravolti dalla, da questa gestione, come dire, insomma, è difficile anche trovare le parole, perché c'è stata criminale, bravo, che c'è stata. No, puoi specificare anche che cosa intendi per gestione integrata dei rifiuti, perché parlando prima con qualcuno non avevamo queste idee sul ciclo integrato dei rifiuti, quindi è meglio chiarirci su questo aspetto che è molto importante. Allora, per gestione integrata dei rifiuti noi riteniamo che sia fondamentale perseguire, cioè che l'istituzione debba perseguire un percorso che metta al primo posto la gestione del riciclo, la gestione della raccolta differenziata, la gestione del recupero del materiale e il concetto di riuso e recupero dei materiali attraverso la raccolta differenziata porta a porta, attraverso dei meccanismi di compostaggio per il recupero dell'umido, attraverso dei percorsi di recupero del materiale come possono essere i processi di trattamento meccanico biologico o altre forme di recupero dei materiali. Quindi contro l'inceneritore. Oh, questo è, penso, lo davo per scontato. Non solo contro gli inceneritori, ma anche contro le discariche. È chiaro, è chiaro. Non solo è chiaro che in questa logica l'inceneritore e la discarica sono due processi che non c'entrano. Cioè non hanno. No, questo per noi è fondamentale, cioè non lo davo per scontato, ma è un elemento fondamentale. Cioè l'obiettivo di un'amministrazione deve essere quella di lavorare sulla possibilità di capovolgere la logica della gestione dei rifiuti, verificare come ci sono in alcune realtà, non solo nazionali ma anche internazionali, percorsi alternativi dove si garantisce la salute del cittadino, dove ci dà un'idea diversa dello sviluppo, perché il concetto del recupero e del consumo è un'idea diversa dello sviluppo della società che noi intendiamo come società sostenibile, come società solidale fondamentalmente. È chiaro che in questa logica l'incenerimento di questi prodotti e lo stoccaggio per le discariche è una logica che noi non perseguiamo, perché ci sono e sono documentabili soluzioni alternative valide, validissime. Le altre cose, non so se molti voi conoscete i 12 punti che noi abbiamo elaborato a Firenze, non ci senti? Sì, no. Scusa, non era... No, pensavo che non ci senti. No. Allora, i punti di riferimento per noi sono quelli che fanno riferimento alla carta di Firenze, i 12 punti che abbiamo elencato. Se volete ve li elenco, insomma, sono acqua pubblica, impianti di depurazione obbligatori per ogni abitazione, espansione del verde urbano, concessione di licenze edilizie solo per demolizione e ricostruzione di edifici civili o per cambio di destinazione d'uso, piani di trasporti pubblici non inquinanti e rete di piste ciclabili, piano di mobilità per i disabili, connettività gratuita per i residenti del comune, creazione di punti pubblici di telelavoro, rifiuti zero, nell'ottica che dicevo prima, sviluppo delle fonti rinnovabili come fotovoltaico, eolico, efficienza energetica, favorire la produzione di locali, prevenzione della salute, gestione delle bonifiche con sistemi ove possibile effettuarli con sistemi avanzati. Questi sono alcuni dei, diciamo, i punti di riferimento che noi riteniamo fondamentali, sui quali sono i nostri punti di battaglia, non c'è motivo di prenderne altri. Su questi abbiamo aggiunto altri criteri che riguardano quello che noi riteniamo fondamentale per cercare di abbreviare il tempo che non c'è stato per conoscerci, e che però noi riteniamo fondamentali in un processo partecipativo comune.